Anche oggi lei è là, vicino alla sua amica. Parla sempre con la sua amica. Sorride solo alla sua amica. Non ha occhi altro che per la sua amica. Se mi avvicino sento sempre che si dicono «Come siamo amiche, che bella cosa è l'amicizia! La nostra amicizia sconfiggerà tutti i mali!» Oggi sono vestite uguale, lei e la sua amica. Hanno tutte e due una camicetta bianca e dei pantaloni blu. Non sono proprio della stessa marca, cambiano per qualche particolare, ma si somigliano tantissimo. Sembrano gemelle. Francesca è più bella della sua amica. Francesca è magrissima. La professoressa di matematica dice che Francesca sta sparendo. Ma a me piace così Francesca. E penso che se Francesca sparisce, sparisco un po' anche io insieme a Francesca. La sua amica, Giorgia, è sempre seria, sempre controllata anche quando ride. Io sono un tipo solitario e pensieroso, indecifrabile e pensieroso. Sono quello che attualmente è seduto al secondo banco della fila di destra. Molte volte io ho tentato un approccio con Francesca, ma c'era sempre Giorgia a fare da cuscinetto per attutire ogni mio tentativo. Oppure Francesca mi concedeva pochissimi secondi ogni volta, come quando ci siamo visti in piena notte tra gli alberi davanti al cimitero. Sì, proprio tra gli alberi davanti al cimitero. Di giorno quel posto è un posto normalissimo, ma di notte fa paura. Noi eravamo in bicicletta ed eravamo soli, non so se mi spiego, poteva passare un ladro e rubarci, un assassino e ammazzarci. Io ho pensato che se Francesca mi aveva dato un appuntamento in un luogo del genere, forse qualche interesse per me doveva avercelo. Invece mi ha trattato con freddezza, con estrema freddezza. Ha detto che voleva solo parlare. E ha cominciato a dirmi: io amo Luca. Luca, quello con i capelli a caschetto. Io sto insieme a Luca. Stiamo bene insieme. Stiamo insieme da ben 6 anni, cioè da quando avevamo 8 anni. Luca non mi ha mai fatto mancare niente. Luca è stato sempre una persona premurosa. Luca è la mia anima gemella. Luca, una volta che eravamo in bicicletta, ha trovato una gatta insieme a me. L'abbiamo chiamata Lilli. Ce l'ho ancora Lilli, la conosci Lilli? È quella gatta pelosa che ho a casa, è presente? Io ero andato lì tra gli alberi davanti al cimitero, al buio, in bicicletta, su suo invito. Ed ero andato lì, al buio, tra gli alberi, in bicicletta, per baciarla, almeno. Invece lei è stata tutto il tempo a dirmi che Luca è l'uomo della sua vita. Ma che cavolo, abbiamo 14 anni, mica 50, sembrano già sposati, è una cosa disgustosa. Ma chi è sto Luca? Com'è? Non lo conoscete Luca? Luca Ballarati, quello di terza C, quello un po' cicciottello, con gli occhiali, sicuramente non è bello. Quello che fa l'intellettualoide, va bene a scuola, prende 10 ai temi, alle interrogazioni di storia e geografia. Che speranze ho io contro uno che va bene a scuola? Ma io non vado contro nessuno, io voglio solo approfondire il mio rapporto con Francesca. Io pensavo che ormai, dopo 6 anni che sta con Luca, il muro, il problema
L'ostacolo fosse solo Giorgia e non Luca. Non pensavo che mi stesse ancora a rompere l'anima con Luca. In fondo, lei e Luca non si vedono mai. Sono in classi diverse. Passano tutta la mattina in classi diverse. Fanno l'intervallo su piani diversi e le sue amiche mi hanno detto che di pomeriggio si limitano a sentirsi qualche volta ogni tanto, ma non si vedono quasi mai. Il problema è che meno si vedono e più vanno d'accordo. Meno si vedono e più si immaginano reciprocamente perfetti e ineludibili. Ma io devo fare qualcosa per avere Francesca, perché non vivo più, non respiro più, mi sveglio e penso a lei, faccio colazione e penso a lei, vado a scuola e penso a lei, esco nei corridoi e penso a lei, mangio la merenda nell'intervallo e penso a lei. Lei, Francesca, con i suoi capelli lunghi e neri e con i suoi occhi grandi, grandi. Lei che ha un modo di muoversi che mi affascina, un modo di parlare che mi prende, un modo di accarezzare le cose e le persone che mi sublima. Allora che ho fatto? Ho usato la mia arma. Le ho detto, studiamo insieme. È vero che Luca è un ragazzo che studia tanto. È vero che Luca ha dei voti molto alti. È vero che Luca è tanto, tanto intelligente, ma non è della sua classe. Francesca non è una cima. Anzi, Francesca è di quelle che escono fuori con l'insegnante di sostegno, cioè non ha il sostegno, ma è molto, molto scarsa e quindi ha bisogno di aiuto. Perciò io, da buon compagno di classe disinteressato, le ho proposto di studiare storia, così avrei avuto l'occasione per parlare con lei. Ci siamo incontrati a casa sua e abbiamo ripassato. Io ho ripassato, lei studiato, l'età di Giolitti. Con Giorgia, naturalmente. Io ho scritto fin qua. Quello che dovete fare voi è molto semplice. Potete fare due cose. Due cose. O scrivete il seguito, cioè come farà il protagonista del nostro racconto a conquistare Francesca? Oppure scrivete dal punto di vista di Francesca. Insomma, Francesca è innamorata di questo qua. Oppure Francesca non lo sopporta. È innamorata di Luca. Usa la sua amica Giorgia per farsi un alibi. Insomma, cosa pensa Francesca, e soprattutto cosa succede a Francesca? Insomma, potete fare due cose: o continuate la storia, come il nostro protagonista riesce a conquistare o a farsi proprio schifare e odiare da Francesca, oppure scrivete la storia dal punto di vista di Francesca. Quindi sono passati 9 minuti e 20 secondi, 21 secondi, 22 secondi e io vi do il buon lavoro! Ciao ciao!